È d'accordo con l'espressione dedicata alle imprese a raccontare la propria storia per stimolare l'innovazione. Che significato ha secondo lei? Beh, un significato straordinario. Intanto l'importanza di investire sul futuro, di avere una visione strategica, no? Credo che anche dal punto di vista economico questo oggi per alcune aziende è in un certo senso un problema, quindi pianificare, ragionare, pensare in grande, no? Ragionare sulla prospettiva è probabilmente la soluzione fondamentale per affrontare al meglio le sfide del futuro e soprattutto le difficoltà del momento. Quindi fare tesoro della propria identità, riscoprirla e sulla base di questa piattaforma costruire una visione prospettica e strategica. Centro Studi Grande Milano è motore del cambiamento. Che stimoli le danno eventi come quello organizzato oggi? Beh, è straordinario, è una iniziativa di grande valore e il Centro Studi Grande Milano è il motore di tutto questo, è quell'elemento che velocizza tutta una serie, io usando la metafora chimica, di reazioni chimiche, no? Che è il catalizzatore, ecco, quello usando l'immagine biochimica è questa, che velocizza, crea delle interconnessioni e mette a sistema un tessuto certamente fertile che presenta delle difficoltà perché il momento è obiettivamente complicato e su questo innesta due elementi: il tema della responsabilità sociale, l'attaccamento al territorio, la visione del territorio, quindi le radici, l'identità anche geografica e territoriale, e una visione di alto livello, di alto respiro sul piano della mission e della cultura. Questo credo che siano gli aspetti fondamentali. È d'accordo con l'espressione dedicata alle imprese raccontare la propria storia per stimolare l'innovazione? Che significato ha per lei? Le imprese di per sé hanno una storia. L'importanza di riunirle in un unico momento è quello di permettere a tutti di sapere che qualcun altro ha faticato, così come tanti stanno facendo, che non si è soli e in questo modo si favorisce il confronto, che è l'unica base per poter innovare, crescere e trovare soluzioni ai problemi di tutti. Quindi è assolutamente necessario conoscere le storie di tutti quelli che ci stanno attorno, che fanno lo stesso mestiere magari o che fanno altre cose in ambiti diversi, anche lontani. Il confronto e l'incontro sono i due pilastri necessari per poter crescere. Il Centro Studi Grande Milano è motore del cambiamento. Che stimoli riceve da incontri come quello di oggi? Sicuramente il fatto di sapere che c'è una propensione verso la ricerca, il futuro, il domani con ottimismo, che è l'elemento fondamentale per poter crescere, progredire e poter appunto immaginarsi di avere una società migliore domani. Questo Centro Studi ogni volta che vengo me lo dà. È d'accordo con l'espressione dedicata alle imprese a raccontare la propria storia per stimolare l'innovazione? Che significato ha secondo lei? Sono assolutamente d'accordo, ritengo che raccontare la propria esperienza imprenditoriale, personale e di gruppo possa essere di grande aiuto come esempio per gli altri, soprattutto nelle imprese di successo. Il Centro Studi Grande Milano è motore del cambiamento, che stimoli riceve da incontri come quello organizzato oggi? Un grande senso di appartenenza a questa città, sia da un punto di vista culturale che da un punto di vista sociologico e sociale, una grande famiglia che aggiunge dei contenuti importanti e fondamentali nella vita di ognuno di noi e della comunità. È d'accordo con l'espressione dedicata alle imprese raccontare la propria storia per stimolare l'innovazione? Che significato ha secondo lei? Ma l'innovazione si fonda sulla curiosità e sulla buona volontà. Penso che, diciamo così, per avere un futuro innovativo bisogna sicuramente partire dalle esperienze e dalla curiosità che muove l'innovazione, quindi penso che sia assolutamente il taglio giusto.
Centro Studi Grande Milano è motore del cambiamento. Che stimoli le danno eventi come quello organizzato oggi? Il Centro Studi Grande Milano è davvero una risorsa fondamentale non soltanto per la città, ma direi per la regione e per il paese. Dobbiamo assolutamente tutti quanti, io in prima persona, impegnarci di più e sempre maggiormente in questo Centro Studi, che è davvero una risorsa fondamentale. E d'accordo con l'espressione dedicata alle imprese, raccontare la propria storia per stimolare l'innovazione. Cosa ne pensa? Certamente, perché io sono proprio un fautore dell'importanza del passato, della memoria. La memoria che diventa la base, lo stimolo per il nostro futuro. A volte viene vista in maniera negativa questa relazione con il passato. Il passato rappresenta qualcosa che ci siamo messi alle spalle. Secondo me no, perché il passato rappresenta le radici. È vero che rappresenta anche delle certezze, il futuro a volte ha anche delle incognite, magari abbiamo delle speranze, delle aspirazioni. Quelle del passato sono sedimentate, quelle del futuro chissà. Invece è proprio il valore delle radici, della memoria, che ci mette le ali per andare avanti. In questo senso l'innovazione è molto importante, però deve avere delle solide basi, e queste basi per me sono nelle radici e nella memoria. Il Centro Studi Grande Milano è motore del cambiamento. Che stimoli riceve da questo tipo di eventi? Beh, per me sono molto importanti, innanzitutto perché sono un'occasione di incontro con delle persone qualificate che veramente sono dei maestri, riescono a comunicare un'importanza proprio per il cammino per ciascuno di noi. E poi il Centro Studi Grande Milano veramente valorizza delle personalità per cui diventano, o le propone come un modello per tutti noi. Quindi questo è molto importante, perché veniamo in questi eventi a prendere un pezzetto della personalità, dell'importanza, del pionierismo di queste persone, lo facciamo nostro e speriamo di riuscirlo anche a far fruttificare. E d'accordo con l'espressione dedicata alle imprese, raccontare la propria storia per stimolare l'innovazione. Cosa ne pensa? Ma penso che si debba partire dalle radici che ciascuno di noi ha e su queste radici costruire il futuro. Milano consente di realizzare appieno questo connubio fra storia, tradizione e innovazione, ed è capace di guardare avanti con uno spirito importante sia per le persone che vivono qui a Milano che per tutto il paese. Il Centro Studi Grande Milano è motore del cambiamento. Che genere di stimoli ha da eventi del genere? Ma gli stimoli, devo dire molto onestamente, che nella vita quotidiana, moderna, che deve affrontare le più grandi sfide che appunto la storia ci pone, il Centro Studi riesce a trovare le persone, le storie, le esperienze le più adatte, che tracciano la strada per un futuro prospero, ma non solo da un punto di vista economico, ma anche da un punto di vista umano. E questo è, come si diceva oggi durante la presentazione, l'umanità, l'innovazione, la scienza devono essere sempre e comunque tenute insieme. La storia da una parte e lo sguardo verso il futuro dall'altra.